Ma noi la partita l'abbiamo condotta sempre noi, sapevamo, cioè poi c'è stato quel rigore che ci ha un po' condizionato, però la squadra credo che abbia espresso un buon rendimento rispetto alle precedenti partite. Il risultato lo prendiamo, facciamo tesoro di questo e andiamo avanti nel lavoro, perché mancano ancora due partite, una tra cui il derby, dove dobbiamo dare una risposta importante a quello che stiamo facendo, no? Al campionato straordinario che stanno facendo questi ragazzi. Al di là di questo, credo che il secondo tempo la squadra è scesa in campo ancora più convinta, abbiamo realizzato e i cambi sono stati importanti. Vedo io uscito perché non ce la faceva più, il resto lavoriamo come ho sempre lavorato con la massima concentrazione in queste ultime due gare. Ma io credo propositivo, beh, di là davanti c'avevamo anche il Bari, e abbiamo risposto bene. Io credo che il primo tempo la partita l'abbiamo condotta sempre noi. Non abbiamo creato occasione da gol, ma è ovvio che loro non ce l'hanno concesso, però la partita è stata condotta in una maniera. Noi avevamo due punte, un trequartista, avevamo due centrocampiste che facevano gioco. Io credo che. Non so voi cosa vi aspettate. Noi stiamo lottando per salire su una montagna molto difficile. Io non so che prospettive voi avete, però al di là di questo io credo che è stato sempre in partita l'Avellino. E di là c'era anche una squadra di rispetto, insomma, al di là delle difficoltà che hanno avuto. Poi se voi avete altre vedute, non lo so quali sono. Io a un certo punto abbiamo preso un gol che mi dicono che non era rigore. Siamo stati, però nel complesso credo che sia stata una grandissima risposta da parte della squadra, sotto l'aspetto caratteriale anche del gioco. E non dimentichiamo che è anche la fine di un campionato. La pressione è tanta e qualcosa può venire a mancare di lucidità ma sotto l'aspetto del possesso, del gioco, abbiamo condotto sempre noi la partita, ecco. Mister, è stato un atteggiamento voluto quello di tenere i ritmi bassi, perché No. nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, l'Avellino ha messo in difficoltà il Bari. Vengono visto più volte questa stagione. Il Bari, quando viene attaccato, è una squadra che va in difficoltà. Ecco, perché siamo a corto, diciamo, di piazza, oppure un atteggiamento, diciamo, voluto No, da... no, 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 io non voglio niente, io ho preparato la partita per aggredirli in avanti e poi con tutto rispetto noi avevamo Bedaoui che c'ha qualità da una parte, dall'altra non è che abbiamo avuto un problemino con l'Asic, un problemino con l'Averone. Io credo che le qualità, guardiamo un po' le qualità e devo dire che la squadra. No, assolutamente, la squadra doveva spingere e come ha spinto. Forse non abbiamo spinto come le altre volte, però io sono contento, molto contento rispetto alle ultime due prestazioni che abbiamo fatto. Beh, è normale. Ma vedendo la squadra come gioca adesso, il secondo tempo, noi dobbiamo lavorare con serenità e andare avanti, perché credo che la squadra sta rispondendo sotto la. Io ho detto sempre, non è facile scalare una montagna. Noi ci siamo caduti dentro in queste ultime due gare, quelle precedenti. È chiaro che qualche difficoltà c'è, però.
oggi hanno dato una risposta molto molto bella, insomma. Ma dai, su, facciamola finita questi discorsi. Signori, sono tutti pipanti, tutti. Chi entra deve dare, ha dato una bella risposta, ma ha dato una bella risposta a tutti. Al di là, qui non c'è un giocatore che non dà risposte. Tutti danno risposte. No, prego, prego. Bedaoui ha spinto molto anche il primo tempo, il secondo tempo. Sì, perché poi ti prendono anche le misure, no? È chiaro che poi fai un attimino anche fatica e dai un po' di turno, però devo dire che la prestazione di Bedaoui è stata straordinaria, sotto il punto di vista, credo io. Ma sì. Ma sai chi? Perché la squadra ha giocato male, infatti. Perché Moretti e Paghera hanno giocato. Signori, non stiamo discutendo di tre giocatori importanti. È chiaro che Omenga ha dato tanto, e lo stesso Paghera, lo stesso Moretti, oggi mi servivano per dare dei cambi di gioco in favore di Bedaoui, però del seno del poi sono tutti bravi, anch'io sono bravo. Dobbiamo giocarla per fare il risultato e sicuramente faremo bene. Non è stato solo il mio, ma grazie alla squadra che ha tenuto fino alla fine siamo riusciti a portare un punto pesantissimo a casa. Credo sia stata un po' la partita come Frosinone, con una grandissima squadra, anche se mancavano giocatori importanti a loro. Ma non dimentichiamo che hanno speso tanto per andare in Serie A diretti, quindi credo che questo punto ci faccia più piacere a noi che a loro. Quanto è importante questo punto in prospettiva salvezza, soprattutto in prospettiva derby con la Salernitana? Io credo che io personalmente i derby li vivo azzerando tutto e sono partite a sé, quindi andremo là a giocarci la vita, ma non per la classifica, proprio per noi personalmente, quindi si vedrà dopo i 90 minuti. Sì, sicuramente ci hanno penalizzato anche psicologicamente i punti, ma non dobbiamo guardare a quello perché sennò sprofondiamo, quindi credo che un po' tutte le squadre ne risentono a fine stagione perché non siamo robot, quindi dando tutto dall'inizio del campionato viene a mancare un po' nella parte finale, ma credo che se mettiamo più di testa e cuore la fatica fisica non la sentiremo queste ultime due partite. Sì, ma già dopo, credo, Novara o la partita successiva, il mister è stato bravo a farmi gestire, mettendomi anche un po' fuori, quindi credo che è stata una buonissima cosa mettermi un po' da parte, anche perché ci sono compagni più freschi e che stanno dando al 100%, quindi è giusto che cominciano loro. Io personalmente anche il problema del ginocchio che ho avuto in queste due settimane accantono tutto fisicamente, cerco di dare più a livello mentale che fisico.
No, io in realtà non guardo molto i giornali, sento le voci perché amici e colleghi fanno girare queste cose, ma per ora cerco di pensare solo alla salvezza, che per me è la cosa più importante, anche personalmente. È un po' brutto tenere nel curriculum una retrocessione, magari. Quindi cerco di dare tutto per questa maglia, per questi colori, poi alla fine si vedrà. Tornerò a Roma perché è la mia città, la mia proprietà di base, quindi torneremo lì, poi vedremo. Questi manichini appesi, però non è che tanto conviene Non ho lasciarlo, capito. ecco, questi Lo manichini so, appesi. ma il derby è tutta un'altra cosa. Sì, io avevo tanta voglia di tirarlo. In realtà speravo che nessuno si avvicinava perché, avendo così tanta voglia, pensavo di fare molto bene. Quindi, ringraziando Dio, è riuscito così. Anche perché ho guardato subito Gigi e Matteo, dicendogli che me la sentivo, loro senza problema mi hanno lasciato. Posso solo esultare. Restare? No, io non sono scaramantico di mio, però no, posso augurargli solo tanta fortuna. E per me, io l'ho detto già quando sono venuto qua, è una piazza soprattutto che merita la Serie A, quindi anche alla lunga io spero che ci arriveranno. Sì, in realtà sì, non pensavo e speravo di saltarlo secco, quindi col destro non me la sentivo, ti dico la verità, perché pensavo che la mandavo magari in curva, quindi ero molto deciso a rientrare a tirare col sinistro, però è stato bravo lui a togliermi la palla. Grazie. Vabbè, ma sapete, le partite di fine campionato sono un po' tutte così, specialmente quando i punti in palio diventano molto importanti per tutti. In questo caso, ripeto, sicuramente molto più per l'Avellino. Credo che anche sugli altri campi ci siano state partite con questo tenore. Le partite diventano, c'è nervosismo, la squadra che vuole arrivare alla vittoria, si sa, ripeto, che non perdere in questo momento, rimanere agganciati, chi deve evitare i play-out, chi eventualmente deve agganciarsi ancora al treno dei play-off. Va molto di tensione e diciamo di nervosismo, tra virgolette, però credo che non ci sia stato niente di così clamoroso. Insomma, una giusta tensione dettata da una partita che richiedeva probabilmente proprio queste caratteristiche. Visto i risultati ultimi ottenuti dal Sì. Sassari, insomma, questo risultato di parità potremmo definirlo dal punto di vista culinario un brodino. Ma sì, solite frasi, andiamo sulle solite frasi fatte. No, non Sì, i è brodini, questa brodini, sì, i parte, brodini. è questo No. punto che è scattato Ma che significa che se ne fa? Che dobbiamo, allora dovevamo venire qui a non giocare? Noi dobbiamo giocare tutte le partite al massimo delle nostre possibilità, perché prima di tutto abbiamo una dignità da difendere, che è la cosa più importante. Poi vengono i risultati sportivi. Tra le altre cose, credo che dipenda molto poco da noi e molto poco dalle altre squadre che stanno combattendo per i playoff, perché se domenica, la prossima settimana, insomma, il Frosinone dovesse fare il colpaccio, visto che oggi ci sono 10 punti di distacco dalla quarta posizione, probabilmente i playoff non li farà neanche nessuno. Non è solo un discorso nostro piuttosto che delle altre squadre che stanno lottando. Noi abbiamo fatto un percorso giusto, poi a dicembre abbiamo avuto una catastrofe di infortuni, oggi se ne è aggiunto un altro anche abbastanza grave, credo, abbastanza serio, perché Sabelli si è fatto male al ginocchio. È stata una stagione. La nostra, da questo punto di vista, non mi era mai capitato in tanti anni di carriera una stagione perdere giocatori con questa facilità. Eravamo ai minimi, veramente ai minimi termini, avevamo in panchina tutti i ragazzi della primavera. Però abbiamo fatto quello che dovevamo fare, con orgoglio, con dignità, siamo venuti a giocare una partita. E chissà, magari se non ci fosse stato il rigore, che ripeto, si può dare, non si può dare, come il nostro, del resto, magari con un po' più di fortuna potevamo portare a casa anche una vittoria e tenere la classifica ancora più corta. Però ci sono ancora due gare e andremo a vedere quello che succederà da qui alla fine. Sì. Guarda, beh, io questo onestamente ora non lo so, dipende molto anche dal risultato delle altre che oggi ho visto. Il Trapani, per esempio, ha perso, ho visto che c'è stato l'Ascoli ha pareggiato, ora vado un po' così a braccio.
Non lo so, io credo che l'Avellino ci abbia ancora un contenzioso aperto, tra le altre cose, per i punti che potrebbero tornare indietro, mi dicono. Non lo so, ora a queste due partite, hai il derby, se non vado errato, a Salerno la prossima settimana e poi all'ultima partita in casa. Io credo che ci siano tutte le possibilità ancora per salvarsi, perché anche le altre, insomma, non è che hanno fatto risultati importantissimi oggi. Anche il Brescia mi sembra che ha pareggiato, se non vado errato. Quindi praticamente è rimasto tutto intatto con una giornata in meno.